da questo, cioè noi abbiamo il problema della diversificazione delle fonti di energia, quindi io sarei molto più laico e prudente, anche il nucleare è un dibattito che va affrontato in Italia, perché comunque è un paese totalmente dipendente dall'estero per le fonti di energia. Sicuramente noi abbiamo fatto un referendum, sicuramente i consigli regionali si esprimono, il Consiglio regionale del Lazio si è espresso in maniera netta. Netta, poi col centrodestra come al Beh, solito molto spaccato, insomma, perché allora oramai, beh, lì c'è stato un voto trasversale perché la mozione è passata. Consiglio regionale del Lazio, due hanno votato, due, uno di maggioranza, uno di a beneficio di chi si segue da casa. Gli altri non hanno votato. E la Regione Lazio, il Consiglio regionale ha approvato una mozione del Verde, Angelo Bonelli, con la quale due voti. No, no, non è vero, con la quale la Regione Lazio dice due voti. Dichiara la propria indisponibilità ad ospitare centrali nucleari. Allora, quindi il Consiglio regionale del Lazio si è espresso in maniera netta e anche qui mi pare che insomma abbiano qualche difficoltà di governo. No, però non è vero. Perché poi c'è stato non è vero che non ha cosa, perché all'inizio ci hanno detto. Il parere è consultivo. No, però non è vero perché poi dopo il governo ha detto. È obbligatorio, ma non vincolante. No, dopo il governo ha detto che con le regioni contrarie non faranno centrali nucleari. Però il governo si è espresso in maniera chiara. Ha detto pure il ministro Romani. Il ministro Romani ha detto non verrà fatto in regioni che sono contrarie. Il Lazio mi pare. Per quanto riguarda il Lazio mi pare. Ci sarà una regione che dirà sì, sì, come no, tutte quelle che hanno. Tutte le regioni che hanno sostenuto la tesi del ministro Romani, sì, però rimane il problema. Rimane il problema. L'Italia non può continuare a campare soltanto sul petrolio e il gas importato, perché l'energia c'è, il problema rimane. Io credo che sia politicamente criminale dall'oggi al domani azzerare quegli incentivi che c'erano per il fotovoltaico, politicamente criminale, perché una cosa è modularli nel tempo. Ma erano modulati. Bravo, ed erano già modulati nel tempo. Una cosa è modularli, però attenzione, come si è cominciato a parlare di investimenti sul nucleare? Tutti i giornali e i mass media ci hanno fatto scoprire che in Italia avevamo gli incentivi più alti d'Europa, guarda caso, perché fino a sei se mesi ne parlava fa, già da qualche... fino a sei mesi fa non era dibattito pubblico. È una buona lettura non la era sua, dibattito però... pubblico questo. Io credo che insomma noi siamo molto in ritardo sulle fonti rinnovabili, quindi usare la leva fiscale, usare gli incentivi per consentire in Italia, io ho visto anche ai parchi, anche sulle autostrade, anche a tante case, consentire di usare una fonte importante che abbiamo come il sole, io credo che sia una cosa positiva, che poi la cosa vada fatta. Sì, però modulata. Lei ha detto diversificare, diversificare. Allora, quindi, diversificare. Allora, intanto sul fotovoltaico le dico che il consigliere Miele ha preso una posizione nettissima dicendo basta con questi pannelli sui terreni agricoli perché non se ne può più. Cioè, ci state inquadrati state, anche voi. Colline bellissime invase da questo scempio. Miele sbaglia perché non campa di agricoltura. Come Miele fa altro nella vita, non campa di agricoltura. Tanti agricoltori, non è vero. Ma non è vero. È una fonte importante. Le colline più belle d'Italia sono invase da questi scempi. Allora, le pale eoliche non si possono mettere perché è uno scempio. Le colline, i fotovoltaici non si possono mettere che è uno scempio. Qua è tutto uno scempio. Allora, decidiamo, però, e diversifichiamo. Presidente Astorre, diversificare. Allora, fotovoltaico, ragionare ma anche non basta. Anche e ragionare qui... sul nucleare, perché credo che noi anche, diceva forte, anche con le centrali magari più evolute e più sicure, però noi non possiamo pensare che solo col petrolio e il petrolio e il gas di Putin e di Gheddafi, che adesso non c'è più, e dell'Algeria, noi possiamo andare avanti. Quindi una politica di diversificazione delle fonti energetiche posta, e in qualche maniera fa discutere, che non possiamo dire che il fotovoltaico, perché sui terreni agricoli è brutto, non dovevamo mettere. Mettiamolo sui tetti. Allora le cose, no, sui tetti, cioè, si vede che... Allora bisogna costruire tanto, bisogna avere molti tetti. Bisogna fare una politica di diversificazione. Ecco, è però... giusto il fotovoltaico, è giusto ragionare sul nucleare, è giusto cioè, sfruttare... Quindi lei è possibilista sul nucleare, cioè lei dice... Noi dobbiamo ragionarne su questo, non possiamo fare una politica sostanzialmente, cioè ci prende dalla paura e dal terrore su tutto, perché se facciamo così, io ho assistito a battaglie degli ambientalisti contro l'eolico perché deturpa l'eolico, allora l'eolico deturpa,
il fotovoltaico, come dice Miele, ruba sui terreni agricoli. Paura. Tenete conto che là ci pasciano le pecore o le vacche sui terreni agricoli, quindi forse se il fotovoltaico, il contadino forse qualche... Poi parliamo anche di come si smaltiranno i pannelli fotovoltaici. Però ho capito, ma siccome la Germania sui pannelli fotovoltaici ci fa il 20-30%, in qualche maniera... Si smaltiranno, mettiamo anche l'impianto per smaltire il fotovoltaico. Come si smaltisce l'amianto, si smaltirà, esatto, il fotovoltaico, sì, nella stessa identica maniera. Però voglio dire, noi abbiamo un paese totalmente all'esterno, perché poi parleremo di occupazione, sì, e la nostra occupazione è ripresa sulle esportazioni, ma per fare esportazioni ci vuole produzione di energia, e quindi noi abbiamo bisogno di diversificare le fonti di energia. Quindi non possiamo dire no sempre a tutto, perché quello non ci piace, perché quello è brutto, quello non si può discutere. L'energia serve all'Italia, occorre che quindi anche sull'energia facciamo delle scelte coraggiose. Credo quindi mettiamo il fotovoltaico dove c'è il sole e mettiamo l'eolico dove c'è vento. Assolutamente sì. Cioè così, no? Come perché se no là è brutto, non se ne esce. Là è brutto, io ho visto servizi anche a Striscia la Notizia, perché là è brutto mettere le pale eoliche. Ho capito, ma se c'è vento dice è brutto. Allora, là è brutto mettere pale eoliche, non si possono mettere. Hanno rovinato la Puglia. I parchi a mare, ho capito, là hanno rovinato la Puglia. I campi li roviniamo. Sì, e allora, la doccia se la famo? Miele, e come dobbiamo fare? Io non lo Miele, so. Allora, la sua ricetta, perché allora, adesso... Per no, veramente, arriva... questo... No, no, adesso, allora, l'eolico deturpa. Mi fate parlare. Il, no, il allora... fotovoltaico crea problemi, no, pure di smaltimento. No, allora... il fotovoltaico va collocato laddove si può collocare. Sui tetti, ad esempio, coperti dall'amianto. Dall'amianto? Si sostituì... Sì, dall'eternite. L'eternite. Noi abbiamo chilometri quadrati di tetti coperti dai pannelli di amianto. Sì, ma le grandi produzioni si fanno con i grandi impianti, i grandi capannoni, con i parchi fotovoltaici. I tetti delle nostre case, perché negli altri paesi del mondo non stanno sui terreni agricoli, stanno sui tetti di ogni casa. Noi invece stiamo favorendo con i massimi incentivi e con la massima facilità di collocare questi impianti sui prati, togliendo terreni all'agricoltura. Allora, in Toscana si sono fatti, rispetto a questi argomenti, battaglie storiche, persino per eliminare i piloni dell'alta tensione sulle colline toscane. Si sono fatti comitati ed hanno convinto l'Enel a interrare i fili dell'alta tensione in terra. Per non deturpare il paesaggio. Per non deturpare il paesaggio. Come facciamo, come la produciamo l'energia? Miele, le chiedo questo. Attraverso pannelli fotovoltaici messi sui tetti. Basta quello per il fabbisogno nazionale? Non credo. Certo che basta. Ma no, perché poi quello è il proprietario, sono 20 metri quadrati, quello se lo vuole mettere lo mette. Ma quello se lo vuole mettere, il privato lo mette, non lo mette, non mette. Metri quadrati di capannoni dismessi, delle scuole, dei edifici pubblici, di palestre, di zone industriali, lì non si mettono e si mettono sui prati molto facilmente. Non è giusto questo. A me la tendenza tre volte. Ma l'avete mai visto voi? C'è un problema anche. Volete venire a fare un servizio? A me, casa mia, io, a casa mia tre volte la sua tendenza me l'ha bocciato. Poi sono riuscito a metterlo come integrato, ma tre volte me l'ha bocciato. Ci sono anche le tegole fotovoltaiche. Perché le stanno producendo? Perché Fabio Forte ricordava, diceva, ci sono anche problemi con la sovrintendenza. Insomma, allora vi faccio vedere, arrivo a Cusani e Forte, vi faccio vedere questo cartello, l'ho preso oggi da Repubblica.it ed è il risultato di un sondaggio realizzato da una società su un campione di 1000 italiani. Guardate, il sondaggio della GN Research sulle nuove centrali nucleari, cioè sull'idea, l'ipotesi di realizzare nuove centrali nucleari in Italia. Il 59% degli italiani avranno saputo del voto del Consiglio Provinciale di Latina di ieri sera. Il 59% questo, scusa, è molto contrario. Se questo sondaggio l'avessimo fatto quando è caduta è crollata il Vajont. La diga del Vajont dice che sarebbe quanta stato diverso. Di 17 avremmo fatto noi. E il 17% degli italiani si dichiara abbastanza contrario. Dunque una maggioranza di contrari al nucleare intorno al 70%. Contrari al nucleare, un minuto perché ho il break pubblicitario, anche il Consiglio Provinciale di Latina. Sulla scorta di quello che è successo, sulla scorta del vostro passato, Presidente Cusani, voi che avete ospitato due centrali nucleari, oppure in virtù di un ragionamento che vi porta a credere che non è il nucleare la ricetta per uscire dalla crisi energetica? No, le do una risposta o una premessa. Se ci fosse l'Europa, noi non dovremmo costruire nessuna centrale. Perché noi abbiamo in Europa, se ci fosse una politica energetica europea, abbiamo in Europa
tante centrali più che sufficienti anche per venderla fuori dall'Europa. Cioè, siccome l'Europa non esiste, è un paradosso, aiutatemi a capire. In Europa abbiamo tante centrali che, per tante che noi potremmo addirittura vendere al di fuori degli stati europei. Cioè, fa bisogno energetico. Quindi, il problema è capire dell'energia che visione vogliamo avere. Quella di Latina, una robetta così. Quella della regione Lazio, lei vuole più importante. Il tempo valorizzatore non glielo fanno fare. Voglio dire, noi sull'energia dobbiamo avere una visione almeno europea. E quindi batterci per avere l'Europa, ma anche perché, i nostri rappresentanti che stanno lì si adoperassero per incidere sulle politiche energetiche, fare in modo che l'energia che noi prendiamo dalla Francia non abbia una, tra virgolette, un costo eccessivo, no, uso un termine forzato, tangente per i francesi, perché noi di fatto abbiamo una serie di rischi ed una serie di servitù. Ho capito, sul nostro territorio, fatemi fare questa riflessione perché è molto importante. Perché se noi riuscissimo a incidere su questo, noi produciamo latte, dobbiamo importare latte dagli altri paesi. Produciamo arance, dobbiamo importare arance. Voglio dire, deve esserci mutualità nel rapporto. Ma non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Noi non contiamo nulla. Non contiamo nulla in Europa, perché se fossimo così certi di contare, la prima cosa è che porremmo il veto dappertutto sino a quando. Proprio perché siamo convinti che la politica energetica si fa insieme, perché poi arriviamo al problema di Latina, che è una cosa molto più piccola rispetto alla grande questione. Quindi non esiste l'Europa sulla politica energetica, la prova è che le centrali nucleari sono più che sufficienti per poter produrre energia per tutti gli stati europei, senza che ci fosse la gabella per lo Stato che non ha le centrali, perché noi paghiamo la gabella, ma abbiamo gli stessi rischi che ha il territorio francese. Assolutamente. E non è che quando c'è... Arriverà anche in Italia la nube domani, giapponese. Domani si dice non che c'è il rischio di questo, arriverà. Io ho sentito, sì, no? Che c'è il rischio che questa nube possa addirittura arrivare in Italia. Potrebbe poi arrivare. I meteorologi hanno smentito, insomma, ci sono le pulsioni legate al momento. Quindi la prima questione è fondamentale, dove la politica dovrebbe assumersi la responsabilità di non incidere a qualsiasi livello. Seconda questione. L'energia nucleare, non ci sono dubbi, che è la più sicura che esiste. Perché il calcolo della sicurezza non va fatto rispetto all'evento giapponese, che è una grande disgrazia, una grande questione, o a Chernobyl. Noi ricordiamo più Chernobyl, perché quella ha certificato dei danni. Adesso vedremo quelli che vengono fuori dal Giappone. Chernobyl ha fatto un milione di morti. Perché il rischio delle centrali nucleari è il più basso rispetto alle altre fonti che producono energia. Ma quante emissioni in atmosfera mettono le centrali che vanno a carbone e a gas? Assolutamente. Noi abbiamo rischiato, se non ci fosse stato Kyoto, il protocollo di Kyoto, per il contenimento noi abbiamo in qualche, dicono gli scienziati, abbiamo in qualche modo riparato al problema del buco dell'ozono perché c'è stata un'inversione di tendenza. Quindi quante persone muoiono di tumori ai polmoni nel mondo? Perché le cosiddette polveri sottili vengono soprattutto dalle grandi fonti energetiche che producono energia. E poi, andiamo ai costi. E poi bloccano le auto. Andiamo ai costi. Andiamo ai costi. Anche noi siamo freschi di studio perché abbiamo prodotto questo velocissimamente senza, perché c'è la rete. Senza infingimenti. C'è la rete che mi chiama la costi. Pubblicità. Non ci sono dubbi che per produrre un megawatt la graduatoria dei costi dice costa di più se lo produciamo con il petrolio, costa di più se lo produciamo con il carbone. Costa di più se la produciamo col gas, la cosa è questa, carbone, petrolio, gas, poi arriva il nucleare, fotovoltaico, sole, nucleare, eolico. Questa è la graduatoria, perché il costo va fatto il bilancio energetico. Nel bilancio energetico ci deve mettere anche i costi esterni. Nei costi esterni, perché petrolio, gas... e anche fotovoltaico, i costi esterni sono gli impatti sulla popolazione, che tu non hai col nucleare. Il nucleare è noto che è una fonte rinnovabile, anche se l'Europa non la classifica così, ma è una fonte tecnicamente rinnovabile, che però ha questo grosso impatto, perché quando succede una tragedia del nucleare, incide su... Rinnovabile, insomma, c'è un errore di classificazione, perché comunque produce scorie. Tutte le scorie, poi parliamo... Poi non c'è la rigenerazione dell'uranio, c'è bisogno... Se voi prendete Wikipedia e vedete come classifica
l'uranio è rinnovabile, il nucleare è rinnovabile. Vabbè, non, ci sono, non è una scienza proprio. No, voglio dire, no, ma motivata con pareri scientifici, è rinnovabile, non ci sono dubbi. Il problema delle scorie, anche qui, di cosa parliamo? La provincia di Latina, le scorie, quelle considerate pericolose, quelle che vanno nei depositi sono il combustibile. Il combustibile non c'è più, né nel Garigliano, né a Borgo Sabotino. Il nostro combustibile sta in Inghilterra. Che cosa è rimasto? Noi siamo esperti di centrali, ce ne abbiamo due, quindi le